Siamo con Pietro Vitiello, imprenditore, titolare della Log Center, una realtà, un'eccellenza italiana, quartiere generale, territorio campano, quindi quando io parlo di imprese del sud ne parlo ancora con maggiore vigore e verve perché io sono tifosissimo di quel territorio e ci sono delle eccellenze che voi rappresentate molto bene. Pietro, partirei solo a darti palla inizialmente nel descrivere un attimino cosa fate di mestiere, perché siete nel grande mondo della logistica ma fate tante cose, quindi due parole di presentazione della tua stupenda realtà. Sì, innanzitutto Andrea ti ringrazio per l'occasione e per come hai sponsorizzato la nostra azienda, quindi sei stato troppo buono, insomma. Sì, effettivamente il nostro business verte su diversi principi e abbiamo diversi pilastri. Il core business è la logistica integrata dal carrello elevatore alla scaffalatura industriale e con tutto l'in e l'out dei pallet, quindi con un sistema automatico ed avanzato tramite software per la gestione, insomma, della logistica. Abbiamo in essere, insomma, anche altri brand come LogRent, dove ci riteniamo specialisti nel noleggio del settore edile. Abbiamo un altro brand che è Italnolo, dove ci riteniamo comunque specialisti di un noleggio generalista, e ci sono ancora quindi altre attività correlate. Siamo principalmente anche fornitori, insomma, siamo franchisor e stiamo curando bene il nostro prodotto in franchising, e poi abbiamo un altro segmento ancora che è quello di Capuano Associati, che si occupa di tutto ciò che è finanza agevolata. Quindi il nostro prodotto non manca il lavoro da fare, e ci arriviamo tra un attimo, anche perché questo scenario che hai descritto pur velocemente, che può sembrare addirittura complesso per la quantità, in realtà lo governate molto bene, perché anche in questo caso applicate una regola del marketing, avete creato i vostri brand, avete creato una situazione molto pulita agli occhi del mercato. Uso, tu sai che ne abbiamo parlato prima, queste interviste le utilizziamo per dare valore a chi ci ascolta, e noi conosciamo molto bene il tessuto imprenditoriale italiano, conosciamo molto bene anche quali possono essere i consigli utili alle cause. Quindi noi, quando intervistiamo i nostri amici, clienti e partner, prendiamo spunto dalla loro realtà per offrire degli spunti, appunto, a chi ci sta ascoltando. Parto dalla cultura del marketing. Tu fai parte della proprietà, sei giovane e forte, ma nulla è scontato, perché ovviamente a prescindere dall'età troviamo in Italia moltissimi giovani che sono distanti del marketing e molti magari più anzianotti che ne sono vicini, oppure il contrario, eccetera eccetera. Non è questo il problema. In Log Center, nel gruppo, c'è una proprietà che è la cultura del marketing, è uno dei capisaldi, quindi il concetto è: siamo in questa situazione. Quanto è importante dal tuo punto di vista che siano i vertici i primi protagonisti di questo acculturamento? Perché ovviamente se chi comanda, se chi deve avallare degli investimenti non è protagonista di questa attività, e tu sei un esempio nel territorio, stai facendo anche un percorso, dal mio punto di vista, lo dico davanti alle camere, straordinario, cioè anche nella tua persona, proprio come imprenditore, come persona, stai facendo un grandissimo percorso di crescita ma anche di diffusione del verbo, perché sei proprio protagonista di questa attività. Quindi quanto è importante che l'azienda con le persone apicali capiscano questo tipo di importanza? Sì, Andrea, e insomma il marketing, oltre insomma, una linea guida diretta, pilastro fondamentale dell'azienda, vorrei un pochettino quindi estrapolare il concetto del marketing sulla mia persona. Il marketing mi ha dato, mi dà continuamente spunti per ragionare in modo strategico. E una strategia che solo il marketing può darti, e quindi chiaramente da lì poi è correlato, insomma, a tutte le attività che verranno poi corrisposte nell'azienda. Io principalmente sono il primo marketer dell'azienda, e come dice quindi la nostra responsabile marketing,
Non può esserci impresa senza marketing. Abbiamo detto che il marketing è uno dei pilastri dell'azienda e purtroppo notiamo ancora aziende, quindi dove basano la propria azienda sulla produzione, sulla vendita e sull'amministrazione. Oggi ci sono dei pilastri fondamentali per emergere in questo mercato e tra questi pilastri c'è il marketing. È ovvio che una strategia diversa dalla tattica ti permette a lunga gittata di seguire le orme del successo. Raccogliere i frutti. E questo è un tema molto importante perché, ripeto, un'azienda che non sia capitanata da chi ha questo tipo di cultura quantomeno non regge il lungo periodo, quindi è di fondamentale importanza questo tipo di esempio. Un altro esempio che vorrei prendere dal mondo Log Center e portare a contribuzione di chi ci ascolta è un'altra grande virtù che avete. Avete capito molto bene che non funziona più come una volta dove c'erano dei clienti, il tuo compito era vendere dei prodotti e dei servizi a questi clienti e poi lasciare loro che facessero il loro mestiere, tra cui fare marketing. Log Center è un'azienda che invece ha capito quello che oggi è una regola sacra, cioè non è sufficiente fermarsi qua, ma se il mio cliente ha bisogno di un ulteriore aiuto, un ulteriore sostegno per il quale io magari sia chiamato a fare marketing anche ai suoi clienti, quindi andare oltre al mio cliente. E vedi il grande progetto che state lanciando di franchising, dove avete già iniziato a fare delle cose in questa direzione, cioè non mi limito a fare marketing sul mio primo livello, sul mio cliente, su quello che poi mi paga le fatture, ma lo aiuto a fare scouting magari nel suo territorio dei clienti, lo aiuto nel suo marketing. Questo è un grandissimo capitolo, lo fanno in pochi, estremamente importante. Quindi Pietro, la tua esperienza su questo, quanto è importante sostenere dei clienti che a questo punto diventa poco chiamarli tali, diventano dei veri e propri partner. Poi il franchising per esempio è un esempio di sinergia commerciale totale, no? Quanto è importante questo tipo di aspetto per avere successo? Sì Andrea, quello che bisogna scardinare subito è la gelosia del proprio prodotto. Conosco il marketing, lo faccio mio e non lo dico agli altri. No, dobbiamo diffondere la cultura, dobbiamo diffondere il verbo, perché solo così le aziende italiane possono emergere anche al cospetto di quelle europee. Ritornando invece nella nostra casa col franchising, viene da sé che per noi è di vitale importanza se il nostro franchisee vinca. Certo. E quindi è inevitabile che tutte le azioni, tutte le attività che si svolgono quotidianamente in Log Center le abbiamo trasferito al nostro franchisee. Quindi il nostro marketing è centralizzato, quindi da casa madre, e quindi è sviluppato verso i nostri franchisee. È ovvio che tutto ciò non sarebbe stato possibile se non avessimo avuto alle spalle voi di Lippogrifo e una bella squadra di marketing. Grazie per questo che stai dicendo, ma direi è un team, perché voi avete, ed è l'ultimo punto che vorrei toccare, avete un grande team interno e avete delle ottime professionalità. Ovviamente vi avvalete anche del supporto per quelle cose che è giusto anche esternalizzare, quindi si deve creare un gioco di squadra, ma l'ultimo punto che volevo toccare era proprio questo, cioè voi siete anche presenti alla masterclass, fate investimenti. Prima mi hai detto noi ci svegliamo alle 4 del mattino per venire a Bologna, arrivare puntuali eccetera, è un impegno, uno sforzo condiviso con il team interno. Quanto è importante Pietro allineare i propri uomini, perché qua siamo in un'azienda, i vertici sono, Pietro ci ha detto, il primo marketer e lo è, quindi bravissimo, e già questo assolutamente scontato non è, però anche avete allargato a un po' tutta l'azienda il discorso, perché è estremamente importante anche chi mi fa il packaging per il cliente finale deve sapere che quello lo deve fare in una certa maniera. Quindi la cultura della condivisione, la cultura della formazione interna, quanto importante è? È fondamentale, direi, poiché magari ti ritrovi a tirare da solo la nave, no? Quindi certo. Non avere una linea guida ti porta poi fuori rotta. Oggi coinvolgere il team
team marketing, team vendite, perfino l'amministrazione abbiamo coinvolto nelle teorie del marketing, e fino ad arrivare alla logistica con la brand, diciamo, la brandizza, abbiamo brandizzato insomma i vari furgoni, i camion, il packaging organizzato in un certo modo. E io credo che il marketing sia il risultato di tutta una serie di azioni, e quindi è inevitabile che se avessimo avuto da un lato, come posso dirti, la velocità del marketing, ma una zavorra, certo, dettata dagli altri pilastri aziendali, si crea la Torre di Pisa, come sarebbe stato per noi molto complicato. E quindi allora abbiamo deciso di gestire queste attività coinvolgendo gli altri, coinvolgendo il team, altri in azienda, facendole anche venire nella masterclass. Sono stati mesi in cui abbiamo portato più di 10 persone, certo, quindi certo. Riferimenti aziendali, pilastri aziendali, responsabili aziendali, quindi sia prima che seconde linee. Quindi bravi. Siamo stati utili in questo disegno, in questo percorso, giusto mezza parola sulla nostra realtà. Ne discutevamo oggi nella masterclass, nel mondo del marketing c'è anche moltissima offerta. Noi quello che cerchiamo di portare al tavolo è proprio una grande esperienza operativa fatta di tanti anni, di tanti progetti. Le grandi cose che state facendo, che hanno un merito, un protagonista del merito, che sei tu, tua moglie, per quanto concerne sia il sostegno esterno che anche professionale, perché è una grande professionista che io da fuori vedo che condivide proprio i capisaldi dei progetti. Però ecco, anche avere dei partner non solo interni ma esterni, delle realtà con cui puoi condividere le progettualità, ritengo che sia molto importante. Abbiamo dato un contributo in questa, siamo arrivati in fondo alla nostra chiacchierata, in questo percorso che io vedo da anni e ho visto cambiare un'azienda. Non vogliamo prenderci minimamente il merito, è vostro, punto, ma quanto è importante avere dei partner che ti aiutano a condividere un progetto? E senz'altro con l'Ippogrifo, quindi abbiamo accelerato naturalmente quelle che erano le nostre attività. È ovvio che avere persone esperte, un team, una squadra veramente importante che ti segue, che comunque ti dà il là a tutte le varie iniziative, ma soprattutto specializzato nel nostro campo, il campo del B2B, e quindi è verticalizzata verso quello che è il nostro prodotto, noi abbiamo fatto bingo. Quindi racchiudo insomma il nostro concetto dicendo che noi siamo stati fortunati, e poiché con voi non solo abbiamo siamo andati avanti nel corso degli anni, quindi siamo cresciuti, ma abbiamo capito le tematiche del marketing che e quanto sia vostre. Importante ed essenziale, fondamentale, quindi bravissimo. Il marketing le hai toccate tutte. Io direi che in questa chiacchierata pur veloce abbiamo dato comunque molti spunti. Ancora complimenti, perché hai capito talmente bene tutti questi concetti che io ti vedo proprio come un ambasciatore anche nel territorio di questi. Quindi mi raccomando, non mollare, tieni duro nel dedicare un po' di tempo, che uno potrebbe dire certo, ma chi cavolo me lo fa fare? Invece no, perché tu sai molto bene quanto non solo sia importante, ma quanto ti torna poi dopo quando assumi un atteggiamento di questo tipo. Quindi Pietro e amici del Log Center, bravi, grazie, e penso che chi ascolterà questo contributo ha trovato comunque un sacco di spunti che poi, voglio dire, ognuno deve prendere quello che è più vicino alla propria realtà. Grazie Pietro. Bene, grazie a te e grazie a tutti quanti voi.